Ciao a tutti e benvenuti alla settima puntata di Quattro Chiacchiere su Saint-Exupéry. Nella scorsa puntata abbiamo parlato del Saint-Exupéry giornalista e dei reportage che fece in diversi paesi, tra cui la Spagna all'epoca dilaniata dalla guerra civile. Procediamo oggi con la sua storia biografica e incontriamo il suo romanzo Terre des Hommes. In Terre des Hommes, Antoine de Saint-Exupéry sembra voler comprendere di quale pasta sia fatto l'uomo. E qui riprendiamo la metafora. Lui non si è mai sentito tanto vivo quanto a bordo dell'aereo. Il cielo è il suo terreno di gioco, il cielo è il suo ambiente, che di volta in volta descrive come un acquario. Quindi il tuffo nella notte diventa un tuffo nell'acquario. Una delle metafore più ricorrenti, addirittura guardando il mondo dall'aereo, gli sembra di osservare il fondo del mare. Ovvero che le città, le pianure, i paesaggi che scorrevano sotto l'ala del suo velivolo fossero in realtà parte di un fondo marino. E qui torniamo al discorso delle metafore, ne fece largo uso ed esplorò tutto il regno, diciamo, terracqueo. Il fuoco, l'acqua, la terra, abbiamo l'aria che diventa densa, è un altro interessante aspetto. Lui, sfidando continuamente gli elementi anche in condizioni estreme, avvertiva delle sensazioni diverse da quelle che almeno gli uomini dell'epoca fino ad allora avevano provato, cioè l'aria come un muro che gli si contrappone, ad esempio, oppure la tempesta come un edificio di cui le trombe d'aria o trombe marine che la compongono sono pilastri. Sono immagini veramente potenti e anche innovative, direi, legate appunto all'innovativo punto di vista di questo autore. Ebbene, in Terre des Hommes viene celebrata la terra, ma proprio la terra degli uomini, nel vero senso della parola. Cioè, lui scoprì, toccando con mano, il vero significato della terra e dell'umanità quando cadde, nel deserto a seguito dell'aereo in panne, insieme al suo meccanico. E venne salvato, come avevamo accennato, da un beduino dopo aver percorso per giorni, essersi diremo trascinato per giorni nel deserto in preda ai deliri della sete e alle allucinazioni. Addirittura a un certo momento sembra di vedere un convento con dei preti o dei frati che fanno segno, un pozzo. E di volta in volta le allucinazioni le ha lui o le ha il suo compagno, e l'altro cerca di razionalizzare per non lasciarsi ingannare da questa fata morgana che senz'altro l'avrebbe condotti alla fine. Ebbene, quando viene salvato dal beduino, capisce che l'unica cosa che veramente conta sono le relazioni umane, sono quelle che lo trattengono dalla morte, cioè è un lusso quello di avere le relazioni umane. Ed è una storia che approfondisce
diciamo a partire dalle sue amicizie personali, quella con Mermoz, quella con Guillaume e i compagni, diremmo, di una vita, ecco, compagni che le prove che hanno superato insieme hanno legato per sempre. E sembra quasi che la sua propria sorte gli importi poco in realtà, e soprattutto negli ultimi anni, tant'è vero che qualcuno aveva avanzato l'ipotesi che in realtà non volesse più, come dire, vivere in un mondo che non gli apparteneva più. Ma è un discorso anche in questo caso più vasto. Cioè, anche in quel momento, nel deserto, era in qualche maniera pronto a lasciarsi andare, ma mentre sarebbe stato in grado di accettare la propria sofferenza, non avrebbe forse saputo accettare quella degli altri, cioè il vuoto che avrebbe lasciato, il dolore che avrebbe causato ai suoi cari. E Guillaume, altro poeta altro pilota, scusate, dell'aeropostale, suo grande amico, provò più o meno le stesse sensazioni quando cadde nella cordigliera delle Ande. Cioè, era pronto a lasciarsi morire dopo giorni di marcia nella neve, questa volta non nel deserto, quindi in preda al congelamento, alla fame, coi piedi gonfi, e procedeva passo per passo, cioè trovava il coraggio ad ogni passo di andare avanti con un solo obiettivo, cioè che il suo corpo potesse essere ritrovato più facilmente il giorno che l'avessero cercato e che sua moglie avrebbe potuto in qualche modo avere sue notizie. Quindi anche lì il pensiero non è per se stesso, ma per quelli che avrebbe lasciato. Ecco, questo senso di responsabilità quindi si vede in tanti aspetti della sua vita, no? Cioè, lo stesso Guillaume racconta, al ritorno da quella sciagurata caduta nelle Ande, racconta che si sentiva responsabile un po' del destino degli uomini e poi aveva aggiunto: quello che ho fatto, lo giuro, mai nessuna bestia l'avrebbe fatto. Ecco, questa è la fibra dell'essere umano che interessa Saint-Exupéry, cioè le capacità di fronte alle difficoltà più estreme di trovare l'energia e il coraggio per combattere ancora. Quello che lui più di tutto quindi tiene in alta considerazione è la creazione di relazioni e il fatto di poterle mantenere. A questo proposito è molto interessante la storia dello schiavo Barque. Noi sappiamo che appunto Saint-Exupéry in Africa aveva fatto liberare diversi suoi compagni di volo dell'aviazione, che erano caduti prigionieri nelle mani delle tribù del deserto. Però il caso di Bark è molto particolare, perché Saint-Exupéry e i suoi compagni decidono sostanzialmente di fare una colletta per riscattare la libertà del vecchio Bark, cioè che era stato praticamente prigioniero per tutta la vita. E praticamente quello che ci dice Saint-Exupéry è che Barque, dopo tutti quegli anni passati in cattività, aveva perso tutti i legami umani con la sua famiglia, con i suoi amici, con i suoi cari. Cioè, quando viene liberato, quest'uomo si ritrova solo. Lui si sente diverso, ma le persone che lo guardano non possono sapere di avere di fronte un uomo finalmente libero, quindi non più schiavo dopo 50 anni, no? Di cattività.
E lui, più ancora della libertà, ed è questa la cosa incredibile, voleva solo una cosa: il peso delle relazioni umane. Cioè lui si sentiva come alleggerito. Infatti, il messaggio che ci dice Saint-Exupéry è che la libertà non è nulla se è soltanto la possibilità di muoversi e di viaggiare in qualche direzione, ma è tutto quando è, diciamo, popolata di legami umani veri e profondi. E si sente tantissimo questo aspetto, perché nel momento in cui fanno questa colletta ad Anna Bark del denaro per rifarsi una vita, lui si guarda intorno, si rende conto di essere solo, allora spende i soldi che gli hanno dato, quindi quelli che gli avrebbero garantito di comprarsi da mangiare, da dormire, da vestire, e compra dei giocattoli che regalerà ai bambini. Ed è veramente commovente questa immagine. I bambini allora corrono a lui e lui assapora il piacere del legame umano, cioè sta creando dei nuovi legami con queste persone, con questi bambini, sebbene sia semplicemente un regalo. Quindi ci fa capire quanto tutto questo sia importante. E infatti il concetto è: la libertà non è fare tutto quello che vogliamo, perché noi siamo legati agli altri, dobbiamo esercitare un ruolo. Quando prendiamo coscienza del nostro ruolo, solo allora saremo felici, solo allora potremo vivere in pace e morire in pace, perché dare un senso alla vita dà anche un senso alla morte. C'è anche un'altra opera di Saint-Ex intitolato Un sens à la vie, cioè un senso alla vita, ed è importantissimo. Alla fine, quando si salutano, è commovente. Loro lo salutano dicendogli ciao Bark, addio Bark. E lui gli risponde: no, Mohammed Ben Lausin, se non ricordo male, chiedo scusa se ricordo male il nome. Cioè, lui si è riappropriato finalmente del suo nome e quindi è diventato un uomo nuovo. Un uomo libero. E credo che sia una lezione meravigliosa quella che ci dà Terre des Hommes. Ognuna delle opere di Saint-Ex ha degli insegnamenti preziosi, molto diversi tra loro, legati anche al periodo in cui queste opere vennero scritte e alle esperienze che lui aveva vissuto nel frattempo. Quindi suggerirei anche una lettura approfondita di Terre des Hommes, perché è veramente un compendio di importanti riflessioni sul senso della vita e delle relazioni umane. Con questo vi saluto e appuntamento alla prossima puntata.